Ciao a tutti, sono Sissi, bentornati sul canale e oggi sono qui con Baby Raul perché facciamo un video tutto dedicato a lui. Dunque, facciamo un baby haul di vestitini e cose varie che ho comprato per il mio piccolino. Dunque, iniziamo subito con i vestitini. Allora, io gli ho preso questo qui che praticamente sarebbe un pigiamino ed è in cotone, che ha questi begli orsetti. E questa è una taglia XS. Qua non c'è scritto niente, però è una XS e gli sta leggermente grande. Adesso facciamo un try on subito. Glielo proviamo. Glieli proviamo questi vestitini e così ve lo faccio vedere indossato. Dunque, questo è così come gli sta. Sì, vabbè, dai, è un pochino cresciuto. Gli sta sempre un pochino grande sulla pancia, dunque non è aderente, però questo io gliel'ho preso da fare come pigiamino, praticamente. Poi, queste cose le ho prese praticamente su AliExpress, quindi questo arriva da AliExpress, questa felpina che è sempre in taglia XS con I love my mom. Ah, è vero che mi vuoi bene? Arriva anche lei da AliExpress e possiamo, anche questa è una XS e anche questa gli stava un pochino grandina. Adesso vediamo perché comunque è già da un mesetto che sono arrivate queste cose e lui un pochino è cresciuto, quindi magari gli stanno un po' meglio. Io glielo metto sopra perché tanto il pigiamino è stretto, diciamo, è di cotone. Oggi fai il modello per un giorno, Raul? Eh? Ok, e questa è la felpina, che carino! Fatti vedere, fatti vedere. Wow, che gangsta! Eccolo qua! I love my mom! Anche io ti amo, amore mio! Mua. Eccolo qui con la felpina, io direi di lasciargliela su, vediamo se la tiene. E l'ultima cosa che ho preso sempre da AliExpress, questo è per quando sarà un po' più grande. Io ho ordinato queste cose prima che arrivasse lui, addirittura, perché comunque sappiamo che ci sono tempi di spedizione. E questa è una felpina militare, ma è taglia S, quindi è ancora più grande di queste qui che ha su. E l'unica cosa che a differenza di questa felpa che non so se riesco a farvela vedere, dentro è comunque felpata, quindi è molto calda come felpina. Questa qui militare non è felpata dentro, insomma, non è felpata ed è più leggera, insomma. Penso che sia in cotone anche questa. Quindi i materiali sono buoni, non puzzano. Io vabbè, adesso queste cose qua non gliele ho ancora messe perché gli stavano un po' grandine, quindi devo lavarle. Il pigiamino l'ho già lavato, le felpine non ancora. Questo maglioncino invece gliel'ho preso in un negozio e è una taglia XXS, quindi è ancora più piccolo di queste cose qua che ho ordinato su internet ed è quello che per il momento gli sta un po' meglio, diciamo. Adesso vediamo se oggi lo stresso, povero, povero cucciolo. Vediamo se riusciamo a provare anche il maglioncino. Lo proviamo sempre sopra il pigiamino, sennò ti devo continuare a togliere robe. Così facciamo vedere anche come stai con questo maglioncino a dolce vita. Io non gli ho ancora preso nessun costumino, tipo per Halloween o per Natale, però stavo pensando di passare direttamente a Natale e prendergli qualcosa per Natale. Dunque, questo maglioncino è quello che gli sta un po' meglio di tutte, vedete? Come misura. Dietro ha praticamente un chihuahuino come lui.
Ed è molto carino. Questo gliel'ho già messo, l'ho già lavato, l'ho già messo in dei giorni un po' piovosi, un po' che faceva freddo, quindi l'abbiamo già collaudato questo maglioncino. È vero, Raul? Ok, dunque, adesso io gli tolgo il maglione perché qua in casa fa freddo e cioè fa freddo, fa caldo. Sto straparlando. E passiamo alle altre cose. Dunque, prima di passare alle cose invernali che gli ho preso, volevo farvi vedere questo gioco che è un gioco intelligente. Lo trovate a Casanova e me l'ha consigliato una mia amica che l'ha preso, insomma, per il suo cane. È un cosiddetto gioco intelligente perché stimola l'intelligenza del vostro cane, insomma. E praticamente questo gioco si apre qua sopra da questo coperchio e voi dovete infilargli dentro, dovete riempirlo con i croccantini che di solito mangia lui, vedete che sono croccantini piccolissimi. E qua sotto poi ha un buco regolabile, vedete, cerco di farvelo vedere, ha un buchino regolabile per far uscire i croccantini e insomma il vostro cane farà così. E vedrà uscire i croccantini. Vedete che lui lo sta già cercando. Sta già cercando il croccantino che esce. Vediamo se riusciamo a fargliene uscire uno. Perché devo anche caricarlo perché ce ne sono dentro pochi. Esce qualcosa, Raul? Ma dovete vedere come ci gioca con questo gioco. Adesso, vabbè, non sta giocando perché ha vergogna della telecamera. No, sì, vedete che sta giocando. E non esce niente. Andiamo lì, qua dove c'è il buco. Non esce niente, Raul. Le dobbiamo caricare? Eh? Volevo farvi vedere che usciva, ma niente. Vabbè, comunque questo lasciamolo qui, che magari lui durante il LOL il video ci gioca. Poi passiamo al. Gli ho preso questa copertina, che è una copertina per neonati. Ve la faccio vedere. No, ecco, vedete, lui ha già visto il pupazzetto, lo sta già prendendo in bocca. Questa copertina da neonati in pile, in morbidissimo pile, si chiama Nocciolino e l'ho pagata 7,90 euro. Nocciolino, un plaid 75% con il pupazzetto che vedete che lui sta già prendendo in bocca. Adesso lui ha già una copertina di pile nella cuccia e questa la stiamo tenendo un pochino di scorta, insomma. Quando mettiamo da lavare quell'altra, gli metteremo questa. Mi è piaciuta questa. Mi è piaciuta questa copertina perché aveva anche il pupazzetto incorporato. Quindi, oltre ad essere comunque in tinta con la cuccia, perché non so se avete visto il video dove vi faccio vedere il suo recinto, insomma, dove dorme lui, la cuccia è grigia. Quindi è in tinta con la cuccia e poi mi è piaciuta perché comunque aveva il pupazzetto che lui gli piace giocarci, insomma, con i peluscini. L'ultima cosa che vi faccio vedere, poi chiudiamo qua, è il sacco Nanna! Il sacco Nanna di Raul! Ecco che lui ci va sopra. Adesso per il momento lo stiamo usando così, esatto, praticamente lui si mette sopra, io l'appoggio sopra la cuccia e lui di notte si mette sopra, però volendo potrebbe anche entrare. Adesso vi faccio vedere, qui c'è appunto la tasca, è tutto fatto di pelo, di peluche, quindi si può usare in tre modi diversi, si può usare così come sta facendo lui che si mette sopra. Può entrare dentro eventualmente, adesso lui non è mai ancora entrato di sua spontanea volontà e può anche essere usato, adesso vi faccio vedere, così come proprio sacco. Lo potete mettere nella borsa, adesso è un po' grande, ecco, vedete che lui vuole entrarci subito. Ti ribalti? Ecco qua, che bello questo bimbo nel sacco nanna. Gli piace, è proprio. Oh, grazie amore, grazie. È ossessionato a darmi baci questo cagnolino. Ti piacciono le cosine che ti ho comprato? Eh? Per farti stare al caldo? Ti piacciono le cosine che ti ho comprato? È un amore, è un amore.
amore. Bene, il baby haul di Raul finisce qua e vogliamo finire con la baby dance, perché Raul balla, adesso si sta togliendo il pigiamino, ecco che esce dalla testa del pigiama, infatti è grande. Raul balla la baby dance, baby dance, baby dance, baby dance. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!